Filippo Giordano è stato collaboratore di Giovanni Falcone, giusto? Cosa ci può dire della sua esperienza? Ma l'esperienza che ho avuto io è stato il momento più brutto che ha attraversato la Sicilia dagli anni '80 alle ultime stragi di Capaci e di Via D'Amelio e quelle poi di Milano a seguire Milano, Firenze e Roma. È una bruttissima esperienza perché ho visto parecchi miei amici, parecchi miei colleghi ammazzati, ho visto ovviamente la perdita di due persone che l'Italia non meritava di avere, ovvero Falcone e Borsellino, però ricordiamoci anche degli altri, Chinnici, che è stato il primo in assoluto, il padre putativo del pool antimafia, lo ha creato Chinnici, e anche Chinnici ci ha rimesso la vita appunto per la sua determinazione al contrasto a Cosa Nostra. È un'esperienza amara e nello stesso tempo una bellissima esperienza, perché ho avuto modo di collaborare più con Falcone che con Borsellino. Con Falcone circa 10 anni assieme siamo state più o meno in attività investigativa, invece con Borsellino di meno, però l'ultimo venerdì in vita di Paolo Borsellino l'ha trascorso insieme a me interrogando un pentito di mafia a Roma, alla DIA, perché io facevo servizio alla DIA, e quindi diciamo che fino all'ultimo venerdì siamo stati assieme, poi purtroppo la domenica è successo quel successo. Sono esperienze, ripeto, positive dal punto di vista umano, perché ho conosciuto dei galantuomini siciliani che avevano un grossissimo rispetto per la Costituzione, per la legge e anche per i mafiosi stessi. Cioè, li trattavano come persone normali, non anche un killer che ha ammazzato 20-30 persone, per noi interrogarlo era una cosa normalissima. Quindi avevano una carica umana queste due persone fuori del normale, io ne ho visti pochi così come loro, determinati come loro. E poi c'è stata l'amarezza della tragicità di averli persi, e questo è quello che mi rode dentro, perché non meritavamo veramente, non solo io ma l'Italia intera, di perderle così in maniera prematura e così violenta. Poi sarebbe importante non dimenticare, soprattutto ricordare quello che hanno fatto, giusto? Certo, infatti è da 5 anni che io vado nelle scuole, più o meno ho avuto modo di parlare con circa 10.000 ragazze, peraltro sono stato 2 volte anche qui dentro. Questa è la terza volta che io vengo qui al teatro di San Costanzo, quindi ormai sono di casa. È chiaro che bisogna parlarne, perché la mafia, quello che teme è la cultura, è la parola. Io sono convinto che la cultura e la parola fanno più danno di una lupara alla mafia, quindi loro temono la cultura, temono che i giovani crescono con un'iniziativa antimafia. E non lo digeriscono e pertanto cercano sempre di metterci i bastoni tra le ruote, anche minacciando coloro che in questo momento stanno facendo il proprio dovere in Sicilia. È una spirale violenta che c'è da anni e anni e anni che va avanti, e purtroppo non dico che ci dobbiamo convivere, ma dobbiamo cercare il metodo per sconfiggerli. Falcone e Borsellino forse, se rimanevano in vita, ci riuscivano.